Ciao e benvenuto in questo nuovo video dove parleremo di codec, formati di compressione, formati di registrazione disponibili utilizzando le fotocamere Nikon Z6II e Nikon Z7II collegate al monitor di registrazione esterno Atomos Ninja 5. Dopo aver acceso e connesso la fotocamera al Ninja 5 attraverso un cavo HDMI, sarà possibile usufruire di una serie di formati di registrazione aggiuntivi che nelle impostazioni interne della Nikon Z6II o Z7II non sono disponibili. Toccando la barra superiore del monitor sarà possibile accedere al menu di registrazione, Record, dove possiamo impostare diversi codec, formati di compressione e di registrazione. Un codec video è un hardware o un software che comprime e decomprime video digitali per ridurre le dimensioni dei file e semplificare l'archiviazione e la distribuzione dei video. Esistono fondamentalmente due tipi di codec video, senza perdita e con perdita, basati su come vengono riprodotti esattamente i dati dell'immagine acquisita originale dopo la decompressione. Una fotocamera, ad esempio, può riprendere con un codec senza perdita di dati, ma teniamo presente che i file audio e video non compressi sono enormi e che li rende difficili da archiviare e trasportare. L'Atomos Ninja 5 offre 4 formati codec: Apple ProRes, Apple ProRes RAW, Avid DNX HD e H.265. Sul sito ufficiale Atomos, myatomos.com, è possibile attivare gratuitamente Avid DNX e ProRes RAW ed è possibile acquistare ed attivare il codec H.265. Una volta attivati i codec, basterà copiare il token nella cartella principale dell'hard disk del registratore e saranno pronti per l'uso. Per selezionare un codec basta toccare il codec attualmente visualizzato per passare da un'opzione all'altra. Apple ProRes è uno dei codec video più popolari nella post-produzione professionale, consente l'editing rapido di filmati di alta qualità, con campionamento del colore 422 a 10 bit, preservando quindi un'elevata qualità dell'immagine. Toccando compressione è possibile impostare il formato di compressione, che determina la qualità del video e di conseguenza anche le dimensioni del file generato. Apple ProRes offre 3 livelli di compressione, a partire da HQ, ovvero alta qualità, che offre un video bitrate più elevato, per poi passare a 422 e LT, che offre una compressione maggiore ma anche una qualità inferiore rispetto agli altri due. Puoi notare come modificando il tipo di compressione cambia anche il tempo restante di registrazione nell'hard disk. Proseguiamo con i codec. Come abbiamo accennato, Apple ProRes RAW richiede l'attivazione gratuita tramite myatomos.com e include 2 opzioni di compressione: ProRes RAW e ProRes RAW HQ. ProRes RAW si basa sugli stessi principi e sulla stessa tecnologia di base dei codec Apple ProRes ed è ideale per High Dynamic Range, ovvero video in HDR. Entrambi i formati di compressione forniscono risultati eccellenti, con una qualità aggiuntiva disponibile alla velocità dati più elevata di Apple ProRes RAW HQ. Ti ricordo che per poter utilizzare l'uscita video RAW con la Nikon Z6II e Z7II sarà necessario attivare le opzioni di uscita RAW contattando un servizio assistenza Nikon autorizzato. Anche il formato Avid DNX richiede l'attivazione gratuita sul sito Atomos. Al pari del formato ProRes, il formato DNX HD sviluppato su Avid risulta effettivamente senza perdite ai suoi bitrate più elevati. Ciò significa che sarà difficile distinguere tra il tuo video originale e lo stesso materiale codificato. DNX HD è disponibile per risoluzione HD e ha 4 livelli di compressione: 220x, che registra 10 bit, e 220, 145, che registrano 8 bit, mentre DNX HD 36 è un codec proxy e quindi a bassa qualità. E poi troviamo anche un formato disponibile per la risoluzione 4K, ovvero DNX HR, che ha 4 livelli di compressione: HQX a 10 bit, HQ e SQ e LB, che registrano a 8 bit. Passiamo all'ultimo codec a disposizione, H.265. Abbiamo detto che è un codec opzionale che richiede l'attivazione a pagamento tramite myatomos.com e fornisce 3 opzioni di compressione: HQ, MQ e LQ, rispettivamente alta qualità, media qualità e bassa qualità. H.265 è un codec compresso altamente efficiente che combina un'eccellente qualità dell'immagine con una piccola dimensione del file, il che lo rende ideale per lo streaming e per la condivisione dei file.
è anche adatto a situazioni in cui non c'è tempo o budget per la gradazione del colore, poiché puoi integrare Rec 709 o una LUT personalizzata nel file in modo da poter condividere immediatamente i tuoi video alla fine di una ripresa. H.265 è anche un'opzione eccellente per la registrazione di file proxy di alta qualità in un flusso di lavoro ARRI o RED SDI in cui RAW viene registrato internamente sulla fotocamera. In questo caso le tue registrazioni proxy H.265 effettuate sul registratore esterno possono anche utilizzare gli stessi nomi dei file RAW in modo che tu possa iniziare immediatamente a modificare con il file proxy e quindi utilizzare i file RAW per il color grading finale. Più a destra possiamo visualizzare il formato di registrazione, dove vengono riportati la risoluzione e la frequenza dei fotogrammi che vengono registrati sul supporto. Quando viene selezionato il codec H.265, sarà disponibile anche l'opzione aggiuntiva per la profondità di bit di registrazione, dove possiamo selezionare una delle opzioni che includono 8-bit 420, 8-bit 422 e 10-bit 422. Se vuoi ricevere altri video come questo, ti ricordo di sottoscrivere il canale per restare sempre aggiornato. Grazie per l'attenzione e ti aspetto al prossimo video.